Allora ragazzi, rieccoci qui su Ghosts and Goblins per questa che spero finalmente sia l'ultima puntata, perché gira e rigira, siamo sempre ritornati al quinto livello. Perché se ricordate, nella scorsa puntata dove dovevamo in teoria finire il gioco, cosa è successo? Che siamo arrivati alla fine e ci ha detto: no Ciccio, no, tu devi tornare indietro a prendere lo scudino, perché se non c'hai lo scudino, il boss finale non te lo facciamo combattere. Ma lì io non lo ricordavo sta cosa di... Questa è una cosa storica di Ghosts and Goblins, io non me la ricordavo. Però mi ricordo un'altra cosa, mi ricordo che per finire veramente il gioco bisogna tipo fare due giri, una cosa del genere. Ma spero che sia una cosa solo di Ghosts and Ghost. Spero che in Ghosts and Goblins, finito il primo giro, hai fatto. Perché sennò è impossibile, ragazzi. Cioè, veramente c'è da diventare scemi con questo gioco. Andiamo a giocare, ragazzi, andiamo a giocare. Andiamo a caricare la posizione, che non mi ricordo più qual era. Ma vediamo un po'. Questa è la posizione in cui stiamo sul... Sì, abbiamo lo scudo, quindi è questa. Questa è la posizione giusta. Andiamo a giocare, ragazzi. Ci abbiamo 2 minuti di tempo per raggiungere il boss e farlo a pezzi. No, vado di qua. E questo è andato. Così, si vado di qua. Stavolta prendiamo la scorciatoia, va, perché... No! Goglio, cadi! La biogende bur... No, qui non c'è la scala panna su. Guardate che bastardata. Oh, guarda se muore questo, eh. Oh, niente, mi fa morire. Stiamo perdendo un sacco di tempo, così non ce la farò mai. Raggiungere la fine prima che scada il tempo. Dai, su. Andiamo, devo tornare indietro. Era il momento giusto per salire. No, c'è un demonietto, bastardello lui. No! Portacci, ma ha fregato. Game over. Allora, andiamo a caricare la posizione 2, vediamo un po' dove ero. Posizione 1, sto collezionando. Ok, quindi posizione 2, eccola qui, scusate ragazzi, non ricordavo bene qual era la posizione. Ok, lì non ci devo andare a destra, perché... Allora, io faccio così, guarda un po'. Carico, riscappo, scappo, no! Portacci vostra! Niente, mi hanno tolto l'armatura, siamo nuovamente in mutande. Siamo in braghe di tela. Devi morire. Morite, devi morire. Ok. Bene, vado su. Vado su, attenzione, c'è 1 minuto e 29. Salgo su della... Ah, guardate, si vede sotto, vedete? Sotto, in basso a destra, si vede il demone, che però in realtà sta in alto. Questo perché? Perché il gioco se lo va a bufferare, così quando noi scrolliamo in alto, il demone lì va giù e torna da su, capito? Insomma, è un piccolo bug, diciamolo così. Ok. Qua è tosta. No, mi sbaglio sempre, sto attento a quando carica. Che scherzo. Il problema è che gli scudi sono potenti, però c'è una gittata molto corta. E questo ci frega, ragazzi. Guarda se muore questo, eh. Ecco, mi è uscito fuori un altro. No, ma io non lo so. Mutandoni. Vabbè, ciao, ti saluto. Sì, ciao. Niente, sto andando veramente di schifo sto andando, ragazzi. Ma io faccio così, prima vivo questo. Poi sparo a sto stronzetto. Vediamo un po' se riesco a andare su. Corri, scappa. Tu devi morire pure te. Ok, qui salvo, perché mi sono stufato. Ok. No! Mi devo rifare la strada. 1 minuto e 44, ce la farò? Non ce la farò? Vediamo. No, ma mannaggia, lo scudo era più alto della lancia, mi ha fregato. Era pure più alta del coso lì. Ma com'è possibile, sta roba?
Si è visto il culo di Arthur, il culone di Arthur. Ma perché mi spara in basso la lancia? Perché? Niente. Oh, alla fine si scudini, non è che sono tanto forti, eh. Sì, ciao, vabbè. Beh, qua è inutile perché... No! Devo rifarmi comunque la strada qua. No, 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 no. Oh, mamma mia. Vai, vai così, vai così, vai così. Devi morì. Ok. Su, 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 veloce. Su, su, scappa, scappa. Vai, Arthur. No, mannaggia, mi sono fermato per ammazzarlo, ma... Ma poi... No, mi volevo abbassare, mi è sceso la scala. Ma guarda te, sto gioco. Dai, dai. Allora, qua facciamo così. Questa volta mi sono abbassato così. L'ammazza chiodata l'ho bypassata direttamente. È salito su alla fine, eh? Pareva che non voleva salire, invece è salito. Dai, ci siamo quasi, qua salvo la posizione, siamo quasi al boss, ragazzi. Devo salvare la posizione, la salvo nello slot 2. Eccolo, eccolo. No, no. Oh, oh. No, è difficile, ragazzi. Ricordate che con i pugnali lo ammazzavo subito, perché i pugnali sono più veloci, c'è una gittata più lunga e lo ammazzavo in maniera abbastanza agevole. Qua invece non sono riuscito a colpirlo manco una volta finora. Due. Tre. Gli ho dato solo tre colpi. Perché molti colpi me li para, avete visto? In pratica, quando c'è la scintillina vuol dire che il colpo l'ha parato. Quando invece c'è il colpo quello rosso, vuol dire che il colpo è andato a segno. Vedete, un colpo è andato a segno. Due, tre, quattro, cinque, sei. Sei colpi a segno sono dati. Me servono tipo 7-8, mi sa. Faccio così, poi mi abbasso. No, poi mi sono alzato al momento sbagliato. Qua mi abbasso. Ah, ma io mi abbasso, però mi abbasso un attimo dopo. Che serve? Mi devo abbassare un po' prima. Vai, vai, devi morire. Ma pure quando ti abbassi ti becca uguale, sto bastardissimo. Devi morire. Oh, ma difficilissimo, raga. Con i pugnali era molto più facile, eh. Dai che sei morita, che sei morita. Sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, grande ragazzi. Per fortuna è andato basso stavolta. Andando basso l'ho beccato più facilmente. Adesso andiamo a livello 6. Ma mettiamo prima cosa salvo. Prima cosa devo salvare. Salviamo posizione 3. Già ho fatto una fregatura. Sto pezzo è difficile, non si è capito. Invece è così. Ma no, vabbè, ma perché? E uno. E due. Mi sa che ho fatto una cagata perché premendo F8. Perché ho combinato premendo F8? Ah, ho messo il frame skip, vabbè. Frame skip deve essere automatico, eccolo. Però devo ricaricare la posizione perché ho perso troppo tempo. Ah, mannaggia a voi. Uno. Due. Tre. Ma perché ha saltato? Perché mi ha saltato un pezzo di gameplay e perché adesso va veloce? Com'è sta storia? Mettiamo frame skip 0 è meglio, va, perché sennò... Vedete, ma mi ha saltato dei fotogrammi, avete visto? Ma io metto frame skip 0, almeno siamo sicuri che non mi salta nessun fotogramma. Qua devo andare a sinistra, ricordatemi, devo andare in tunnel a sinistra.
vaffanbene. Adesso stronzetto qua, ma vuoi morire? E questa è fatta. E adesso salvo, perché mi sono rotto scatole, devo fare 200 volte sto pezzo. Andiamo su. Qua mi devo buttare a sinistra, se mi ricordate. Ok, butta a sinistra, butta a sinistra, butta a sinistra. E qua faccio quello che mi pare. No, mi pareva a me che facevo quello che mi pareva. Invece no. Chissà se succede se invece ammazzarli vado su sparare. Ma voglio provare sta cosa. Perché se ricordate l'altra volta quando mi ho fatto sto pezzo con i coltelli, mi sono messo a sinistra e gli ho sparato i coltelli in faccia e l'ho ammazzati subito al volo. Ci ho messo poco perché i coltelli sono forti, sono veloci. Invece stavolta voglio provare ad andare su senza ammazzarli. Voglio vedere se mi seguono. Sono curioso. Ma solo per curiosità lo voglio fare. Lo so che probabilmente faccio una cosa che va a mio svantaggio, però ci voglio provare. Quindi vado su, così tranquillo, proprio per la serie chi se ne fotte. Ciao, ciao stronzi, io me ne vado. Ciao, se siamo visti, Se siamo visti, io vi saluto. Qua fammi acchiappare tutto. E sopra c'è il dragone. Dragone, limor dragoni tua. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mo, se supero il dragone, sopra ci dovrebbe stare l'armatura bonus. Quindi, li morì. Dragone. Maledetto. Oh, non muore, oh! Non muore! Ma devi morire! Devi morire! Ti è rimasta sola la testa! Devi morire! Oh, sta testa non può morire! Sì, è andata! È andata, ragazzi! Sopra qua ci dovrebbe essere un'armatura bonus. Andiamo, vediamo se ce la dà. Se me la dà, salvo. Se non me la dà, non salvo. Tu sei moruto. Armatura bonus. Attenzione che qui c'è... scheletraccio bastardo, armatura bonus, io salvo. Attenzione che lì c'è un orco che sta arrivando. Quindi attenzione ragazzi perché gli squali stanno arrivando. Quindi io salvo la posizione. Mi sono pure abbassato. Mi ho preso un sacco di bonus. No, mi stavo abbassando di morta guerrieri tua. Oh, cucù, qua c'è da sconfiggere il demoniaccio. Demoniaccio. E qua, dove stai? L'ho sfonnato il demoniaccio. Ma però c'è, attenzione, qua c'è lo scheletrino. Lo dobbiamo portare sulla sinistra, dopodiché noi andiamo a destra. E lo scheletro o scompare oppure ce l'abbiamo a una distanza decente. No, ecco, qua appare l'altro demone. Sì, distrutto. No, ragazzi, sto andando da paura. Non ci posso credere neanche io quello che sto facendo. Boss, no! Mamma mia! E m'ha fregato il boss. Oh, però ragazzi, io con sta vita ho fatto di tutto! Madò, terribile, però vabbè. Andiamo a rigiocare da sto punto. Ecco, ho sbagliato, ricarichiamo. Guardate quel bastardo demone che si avvicina ai sordi, guarda. Ma qua devo salvare. Ma che vado su. Ok, qua salvo. Allora, posizione 3. Attenzione, arriva il diavolo. Diavolo. Il diavolo l'ho sfonnato. Già è buona sta cosa. Io sai che faccio, risalvo per sicurezza, perché tanto il diavolo l'abbiamo fregato. Ci buttiamo qua a sinistra, ci fare l'altro diavolo. Eccolo. Pacci tua. Gli potevo sparare lo scudino. Ok, andiamo a sfondare. Salvo su. Oh no! Quando stavo proprio col culo a pizzo, mi ha fregato. Io stavo col culo a pizzo e lui mi ha fregato. Allora, secondo diavolo. Diavolo. Niente, secondo diavolo ci frega sempre. Ciao.
Salta, salta, soppa. Questi sono due. Vabbè, qua come fa? Questi sono due demoni da fregare. Con questi scudi è un casino. Ricordate che col coltello era molto più facile ammazzare questi demoni maledetti. Veramente molto più facile. Perché stavi alla distanza e facevi come ti pareva. Invece qua niente. Oh, non riesco a ammazzarlo senza farmi togliere l'armatura, eh? Ma porca zozza. Ma guarda, devo. Ma guardate che stronzo. Posso pure, volendo potrei anche evitare di salire, eh? Perché se quello scende giù lui, io lo aspetto sotto e gli è meno. Io lo aspetto qua, vediamo che fa. Dai, riesce, mi ha sfornato. Allora andiamo. Eccolo! Ah, l'ho saltato proprio! No! Ogni volta ci devo perdere armatura qua, per forza proprio. Per forza. Ma perché? Perché devo fare così? Perché? Mo faccio un'altra furbata, guarda, vado di qua. Questo è bullismo, però sono in due. Questo è bullismo. È bullismo. Non vale. Attenzione. Ma guarda gli mortacci tuoi. Ah, incredibile. Ma no, non ci posso dire. Manca aveva sparato il bastardo. Io pronto a schivare o a parare il suo colpo, invece manco aveva sparato. Basta che gli sparavo a raffica, la vincevo. Ma faccio così, guardate un po' la paraculata. Vado su, torno giù. Eccolo. Dai che stavolta te frego. Ma li oh! Non c'è possibilità che lo batto senza perdere armatura, eh. Sì, ciao, te saluto. Te salutano tutti quanti. Giù, eccolo. No, non si è attivato il fantasmone. Il diavolone. Diavolo, eccolo. Il diavolo. Diavolo. Diavolo di Matteo Montesi. Sì, ce l'ho fatta. Però c'è pochissimo tempo, c'ho solo 50 secondi. Mo io salvo, però in un altro slot. Per sicurezza salvo in un slot 1. Oh, guarda se si sveglia con lo scheletrozzo. Ok. No! Ma li morti. È difficile. Come fai a ammazzare due demoni? Col coltelletto si può fare. Col coltello si può fare, ma con lo scudo è stra difficile, è una cosa esagerata. Io salgo. Passo un po' giù. Vado un po' su. E vado giù. E poi torno giù. E poi io dico vaffanculo. E mi ha fregato. Oh no, ragazzi, sto boss è bastardissimo. Ma è una cosa ignobile proprio. Allora, pensate nel gioco normale che bisogna rifarsi tutta la strada. Diventa scemo sto gioco. Ma guarda che mortacci sua. Ma no, perché lo scheletro sotto mi frega se. Allora, facciamo così, vado su, faccio così, salvo qua, così ogni volta non mi devo stare a rompere scatole con quello scheletro maledetto. Ecco, ciao. Tu devi morire. Oh, non muore, non muore, hai visto quante volte ho colpito? Non muore, questi scudi fanno schifo però ragazzi, non è possibile, era molto meglio il coltellino, eh. Ma vedete che molti li para, pure se io lo becco pieno, lui li para, anche se...
col coltellino parava solo quelli di quando lui c'aveva il mantello davanti, si chiudeva dentro e li parava i coltelli. Quando era aperto, i colpi li beccava tutti. Invece, con lo scudo, no. Con lo scudo, dei quattro colpi che gli dai, uno lo becca, gli altri non li becca. Mannaggia la zozza. Vediamo. Saltato, saltato. No, i mortacci tuoi. No, cacchio, ce l'ho quasi fatta, ce l'ho quasi fatta. E uno è andato. Ragazzi, io mo salvo la posizione, però sulla slot 2 perché ho perso l'armatura. Però andiamo a vedere, dai, che ce la potrei fare. C'ho 30 secondi. È difficilissimo, è difficilissimo. Devo stare attento al momento in cui parte, ma come fai a predirlo? Ma io mi sono abbassato pure, ma porca la vacca polacca. Abbassati, no, devo stare abbassato, ce l'ho quasi fatta, ragazzi. Se stavo abbassato e continuavo a colpirlo era morto. Dai, dai, devo morire. Ho dei tanti colpi che ho dato, solo due sono andati a segno, ma avete visto che roba? Manco uno solo è andato a segno, eh! Asci tua, maledetto, basta. Oh! Tipo 4-5 in totale sono andati a segno. Per ammazzarlo mi pare servono 7-8 colpi. Ma no, ma no. Sono abbassato troppo in anticipo, lui mi ha puntato e mi ha fregato. Se ti abbassi troppo in anticipo mori. Se non ti abbassi mori. Mori sempre sto gioco. Morire di non. Oh! Stavo messo bene, non è moruto. Non è moruto. Ultima volta, poi riprendiamo il salvataggio quello prima che c'avevo l'armatura, eh. Mali mortacci tuoi. Allora, riproviamo con il salvataggio questo con l'armatura. Come fai? Come fai? Impossibile. Allora, quando si chiude poi dopo parte. Però devi stare attento perché te parte punta proprio. Quindi devi saltare e poi te devi abbassare, sennò. Allora, ok, quindi se quando si chiude io mi devo abbassare. Famo così. Allora, F7. Vai. Vai in basso. Ma basso e mi ha fregato. Ma provo una tecnica nuova, ragazzi. La tecnica del frega frega, come dice Nonno Simpson. Allora, ok, mo salvo. Allora, Alt F7, Shift F7, posizione 3. Tu devi morire e non muore, ma non muore. No, mi stavo abbassando, non mi sono abbassato. Ma guardate quante volte lo becco, non muore mai, oh. No, è impossibile, ragazzi. Andato, andato. Devi morire, stai morire, stai morire. No, era morto, ragazzi. Era morto. Gli mancava tipo un colpo per morire. E non è morto. Non è morto.
pausa. Mo' salviamo. Sempre nella posizione 3, sperando che quello non va sotto sotto, perché se va sotto sotto mi frega. Aspettate, però mo' ricaricando sta posizione. Io mi abbasso, gli sparo. Devi morire. E non muore. Portacci qua, perché non muori? Perché non muore? È quasi morto, ma non muore. Non muore. Sono diventato deficiente. Adesso quant'era più facile giocandoci con i coltellini, sto boss? Con gli scudi è impossibile, ma è una cosa esagerata. Sto gioco è una difficoltà criminale, veramente, eh. Ho intanto 4 saccagnate in faccia, se prese però non è morto, eh. Guardate quante saccagnate in faccia se prende, non muore, oh. Ma se può. Ma è morto! È morto, ma io sono morto pure io. Mortaggio. Guarda Dio. Allora, mi devo abbassare. Ma guardate i mortacci tuoi. Devi morire, ma non sta a morire, sta a morire. Ma guardate. Pure la chiave è uscita fuori, oh. Uscita fuori pure la chiave, sono morto uguale. Ma guardate. Pausa. Aspetta, ma devo salvare. Gli ho dato qualche saccagnata in faccia, gli ho dato, no? Ma devi morire, e ma devi morire, e ma devi morire, mortacci tuoi, devi morire. È moruto, e andiamo. Ragazzi, quanto ci ho messo a finire sto livello, Madonna. Mamma, livello finito, ho finito il gioco. Boss finale, ragazzi, boss finale! Attenzione! Resolve your battle, adesso devo salvare posizione assolutamente. No, ecco la principessa scappa. Portà, guerrieri 2. Allora, gli devo sparare alla panza. Dove gli devo sparare, se posso, bene. Sto boss sta pure in Ghouls and Ghosts, però sta come, non come boss finale, come boss pre-finale. Cioè gli devi sparare in un punto che sta a metà fra la faccia vera e la faccia sul petto. Gli occhi che c'ha sul petto gli devi sparare. Ma è difficilissimo, perché proprio è un punto piccolissimo, è un punto piccolissimo che devi centrare. O la bocca, aspetta, ma mo un paio di colpi sono andati a centro nella bocca, ho visto. Aspetta un attimo, proviamo. Una difficoltà assurda sto boss finale. Poi tra l'altro sti fuochi manco separano con lo scudino, eh. Cioè, sto gioco è di una difficoltà, ma che proprio, che non ci si crede proprio. È molto più difficile di Maldita Castiglia, sto gioco, eh. Quello era difficile, ma questo è proprio criminale come difficoltà, eh. Niente, non ce la si fa, non ce la si fa. Non ci posso credere. Ma qua farò un taglio perché farò 2000 tentativi prima di riuscire, gra. Ciao. E un altro gettone se ne va.
Dai, principessa, vieni qua, su, scappiamo. Senza combattere questo, scappiamo e basta. No, niente, la principessa non ci sta, non ci sta. Finché non abbiamo ammazzato questo stronzo, la principessa non si muove. Ma guarda, manco un danno! Manco un danno gli si fa qui. Ma perché? Cioè, poi voglio dire, neanche si fa... Ma neanche riesco a danneggiarlo! Mo sì, mo lo danneggio, però devi stare un po' appiccicato gli devi stare, sennò... Non gli fa nessun danno. Ma adesso guarda, adesso il danno non glielo si fa. Perché a volte si prende danno, a volte no. Magari. Mi sa che dipende dagli occhi. Aspetta, fammi vedere un attimo bene gli occhi. No, gli occhi sono sempre uguali. Niente, niente.